bella idea. Bella idea, andare tutti quanti da Floridea. Floridea. Ma che idea? I tutorial di Floridea. Nel tutorial di oggi siamo di nuovo in compagnia di Bruno perché parliamo di bulbi autunnali. Ci facciamo raccontare come si devono gestire in questa stagione. Beh, io parlo di piante, uso un termine strano, nuove, nel senso sono piante già predisposte all'impianto autunnale per la fioritura primaverile. Le troviamo, le abbiamo qui davanti, dai bulbi di narcisi, tulipani, amarilli. Se per esempio io ho piante a bulbo che ho nel mio giardino, come devo conservarli adesso i miei, quelli che ho già? Quando parliamo di bulbi autunnali sono qui bulbi a fioritura primaverile. Vuol dire sono bulbi che hanno bisogno di una vernalizzazione prima della fioritura. I bulbi che abbiamo già coltivati in giardino, nei vasi, per loro natura, essendo legati al ciclo del riposo vegetativo, al momento del giorno breve, che inizia nell'autunno, vanno a letargo, per andare poi a vernatura, vuol dire a temperatura bassa o a riposo vegetativo durante l'inverno. All'allungamento del giorno la natura stessa ha inserito questo meccanismo di risveglio, per cui il bulbo, quando vede la bella stagione, parte a vegetare, a fiorire nuovamente. Dove dobbiamo tenere i bulbi? Una volta si diceva che dovevano essere messi in un sacchetto al buio, in cantina. È vero? Come dici cosa dobbiamo fare, perché ci chiarisci un po' le idee? Il metterli in cantina al buio è una tecnica di vernalizzazione. Evita l'eventuale rischio che nel periodo invernale il bulbo a riposo venga o rovinato dalle grandi gelate o mangiato da insetti del terreno. Il bulbo in piena terra passa la stessa prassi, diciamo, del bulbo vernato in cantina. Perde la parte aerea, va a riposo, c'è il buio, c'è il freddo. Il momento migliore per interrare i bulbi autunnali è alla fine dell'estate. Perché? Perché i produttori di bulbi hanno raccolto il prodotto maturo, l'hanno confezionato eliminando la parte aerea in maniera artificiosa, e l'hanno mandato a riposo in maniera forzata, diciamo, in modo da avvantaggiare la vendibilità del bulbo nei sacchetti confezionati che trovate nel nostro garden. Bruno, ma vale la pena acquistare adesso i bulbi? È il momento ideale perché hai la gamma completa di bulbi autunnali a disposizione. In un piccolo corner espositivo e di vendita vedi praticamente tutte le bulbose che hai in mano per poter creare un bel giardinetto primaverile al momento della loro fioritura.